All'interno del menu Sonar puoi trovare tutte le funzioni essenziali per gestire al meglio il tuo ecoscandaglio. Cliccando una volta sul tasto menu si aprirà la scheda menu rapido Sonar, mentre cliccando due volte il tasto menu avremo accesso alla scheda Sonar nel menu principale. Andiamo adesso a vedere le voci più importanti e come gestirle. Nel menu rapido Sonar troviamo la sensibilità, il range superiore e inferiore e la velocità di riferimento. La sensibilità regola la quantità di dettagli mostrati sullo schermo. Aumentando la sensibilità andrò a mostrare anche i più piccoli ritorni Sonar che possono risultare interessanti. Diminuendola invece si eliminerà dallo schermo la confusione che alcune volte si presenta in acque molto sporche. Il contrasto ti permette di scegliere un range di colori Sonar per mostrare gli echi Sonar sul display. Quando il contrasto è impostato a 20, l'intera paletta di colori Sonar è impiegata a mostrare gli echi Sonar sia deboli che forti. Aumentando il contrasto, la parte superiore della barra dei colori è usata per mostrare tutti gli echi sonar. Se invece il contrasto viene diminuito, verrà usata la parte inferiore della barra dei colori. Il range inferiore e il range superiore controllano invece la porzione di colonna d'acqua che viene mostrata sulla vista. Lasciando il range inferiore su automatico, la gamma di profondità inferiore sarà regolata dall'unità per seguire il fondale, mentre impostandolo su manuale, l'unità rispetterà la profondità da te selezionata. La velocità di riferimento determina invece la velocità di aggiornamento dello schermo e di conseguenza la quantità di dettagli visualizzati. Andiamo adesso a vedere quali sono le voci più importanti da gestire all'interno della scheda Sonar nel menu principale. Il filtro di superficie rimuove il disturbo di superficie causato da eventuali turbolenze. Minore è il valore, minore è il disturbo visualizzato. La modalità Switch Fire 2D, se impostata su Clear Mode, permette di visualizzare un'immagine più nitida e le dimensioni dei pesci con maggiore accuratezza. In questa modalità è presente un filtro di superficie e i ritorni sonar vengono interpretati in modo da fornire maggiori dettagli. Se invece viene scelta la modalità massima, si possono visualizzare tutti i ritorni sonar. In questa modalità verrà mostrata la massima quantità di informazioni disponibile dal rilevamento del cono ed è la modalità migliore per il monitoraggio sia dei pesci che delle esche. La finestra RTS appare nella parte destra del display solo in vista sonar. Si aggiorna sempre alla massima velocità possibile e mostra soltanto i ritorni dal fondale, strutture o pesci che si trovano nel cono del trasduttore. La finestra RTS indica sia la profondità che l'intensità dell'eco. Potremo scegliere fra mono, in questo caso gli echi di ritorno sono visualizzati in nero, colore pieno, in questo caso gli echi di ritorno sono visualizzati a colori e riempiono lo spazio della finestra RTS, colore e scope, in questo caso gli echi di ritorno sono visualizzati a colori. La dimensione della linea corrisponde all'intensità dell'eco, oppure potremo impostare la finestra RTS su off. Il filtro disturbo serve per limitare le interferenze che possono arrivare da altre fonti, quali ad esempio il motore, la turbolenza o altri ecoscandagli. Un valore alto applica il filtro maggiore, mentre basso ovviamente applicherà un filtro più leggero. Se invece vogliamo andare ad eliminare completamente il filtro disturbo, dovremo impostarlo su off. Bisogna fare molta attenzione perché se si andrà ad impostare un filtro disturbo molto alto, questo potrebbe comportare una limitazione della capacità dello strumento di visualizzare il fondale. Per quanto riguarda la profondità massima, possiamo impostarla o in automatico, in questo caso l'unità acquisirà dati fino alla profondità massima possibile, ovviamente in base alla capacità dello strumento, mentre impostando la profondità massima a un dato valore, la vostra unità non cercherà di acquisire dati sonar oltre a quella profondità. In questo modo aumenteranno i dettagli visualizzati. Infine abbiamo la tipologia d'acqua che ci permette di configurare la nostra unità per lavorare in acqua dolce o salata. Inoltre potremo scegliere fra salata poco profonda o salata profonda. Si consiglia di impostare acqua salata profonda superati i 100 metri di profondità. In questo modo abbiamo visto tutte le voci essenziali per gestire al meglio il nostro ecoscandaglio.